Se la vedetta là sopra ti dice sta arrivando il nemico perché Dio l'ha messo là affinché possa avvertire, e tu sei là e dici ma io non lo vedo. Ma che dici? Magari ti infastidisce pure. Quello magari ti grida, oh vedi che sta arrivando il nemico, e tu mi inizia. Ma chi è sto orgoglioso che grida? Ma chi si sente? Ma chi l'ha messo là? Ma perché? Così è. Dumaro Mosè, quel Mosè, gliel'hanno fatto di tutti i colori in quel deserto. Gliel'hanno detto di tutti i colori. Pure suo fratello, Aronne, e sua sorella Miriam. Pure quelli più intimi. Vedi, ma Mosè aveva un cuore di padre. Non era più un figlio orgoglioso, pieno di orgoglio. Era diventato un padre. Sai perché dico questo? Perché la sua preghiera fu, Signore, il Signore disse, ok Mosè, guarda, facciamo una cosa, io ora questi me li cancello tutti perché mi sono stancato. Mi farò una progenie attraverso di te perché tu sei una persona retta. Ricordate questi passi? Dice, mi farò una progenie attraverso di te. Io questi qua me li cancello tutti perché mi sono stancato. E Mosè pregò. Mosè pregò e disse, Signore, tu sei un Dio meraviglioso, misericordioso, lento all'ira, pieno di benignità. Che diranno gli altri se tu cancelli? Potranno dire queste cose poi di te? È la tua natura, la misericordia, la benignità. Perdona loro. E il Signore disse, dice, mi è piaciuta questa tua preghiera. Lode Gesù Cristo. Vedi, quando si trova un padre, uno che non ragiona, ma che non guarda al torto, non guarda alle parole, al torto, ma prega e dice, Signore, e allora là c'è salvezza, fratello. Tu hai trovato salvezza. Lode Gesù Cristo. Noi abbiamo un padre che prega per noi, nostro Padre Celeste. E c'è un mediatore, Gesù Cristo, che ha pagato il prezzo per noi, che intercede presso di noi, per noi presso il Padre. Lode Gesù Cristo.